E salve a tutti, benvenuti alle Crociate. Le Crociate è un film colossal diretto da Ridley Scott, ambientato nell'epoca appunto delle Crociate e incentrato in particolare sul personaggio storico romanzato di Baiano di Ibelin, prima e durante l'assedio di Gerusalemme. Ma vediamo nel dettaglio quale può essere la situazione di ogni personaggio. Abbiamo Baiano. È il fabbro del villaggio, in realtà è l'erede del conte Goffredo di Ibelin. Sua moglie muore suicida. Baiano uccide il prete del villaggio perché ha decapitato la moglie durante la morte, secondo le credenze che appunto si potesse trasformare suicida in un revenant. Per guadagnarsi il perdono, si reca alle crociate al posto del padre che viene ucciso. E quindi le sue avventure si svolgono nel regno appunto di Gerusalemme. Goffredo è il padre di Baiano e anche appunto se lo riconosce in tarda età, avuto appunto da una donna presumibilmente morta, diciamo, è disposto a considerarlo il suo erede, vuole addestrarlo nella battaglia e vuole portarlo con sé alle crociate. È il signore di Ibelin, un feudo che si trova a Gerusalemme, viene ferito in un agguato. Prima di morire, nomina il figlio cavaliere attraverso la cerimonia dell'investitura. Sibilla è la sorella di Baldovino, il re lebbroso di Gerusalemme. È innamorata di Baiano, ma è sposata con il perfido Guido di Lusignano. Guido di Lusignano vuole diventare il re di Gerusalemme al posto del re lebbroso e vuole sconfiggere tutti gli arabi. Andiamo ora a considerare Baldovino, il re di Gerusalemme. È un re giusto che vuole governare Gerusalemme in armonia tra cristiani e musulmani. Tuttavia la lebbra, contratta fin dalla più giovane età, pregiudica la salute del nostro Baldovino, così che morirà molto giovane, lasciando il regno al perfido Guido dopo il rifiuto di Baiano di diventare re. Il conte Tiberias. Veniamo a noi, al nostro mitico Tiberias. Tiberias è il braccio destro del re Baldovino, è leale e fa parte dell'armata francese. Vuole anche lui, appunto, l'armonia tra i due popoli, gli arabi e i cristiani. E si comporta secondo un codice d'onore. Tra i vari cavalieri in seguito appunto di Baiano abbiamo il cavaliere ospitaliere. Gli ordini cavallereschi presenti a Gerusalemme erano tre: i templari, gli ospitalieri e i teutonici. Il cavaliere ospitaliere è buono e leale, ma muore nella battaglia contro il Saladino, nella quale vengono catturati Guido e Reginaldo. Veniamo ora al malvagio. Guido di Lusignano diventa re di Gerusalemme dopo il re lebbroso a seguito del rifiuto di Baiano. È malvagio, attacca le carovane degli arabi e con l'aiuto di Reginaldo cattura la sorella del Saladino e la uccide. Veniamo al Saladino, è stato un sovrano e condottiero, sultano d'Egitto, Siria e Yemen, è considerato uno dei più grandi strateghi di tutti i tempi. Alla sua morte gli è stato dato il titolo di Malik al-Nashir, ovvero sovrano vittorioso. Si accorda con Baiano per far uscire dalla città di Gerusalemme tutti i cristiani. Il Saladino otterrà Gerusalemme e appunto in questo modo, con questo contratto tra lui e Baiano, non ci sarà uno scontro finale cruentissimo. Alla domanda di Baiano che cos'è Gerusalemme, risponderà niente, tutto. Una risposta veramente enigmatica. Ecco il nostro Reginaldo, è un malvagio cavaliere che attacca le carovane degli arabi. Sotto gli ordini di Guido di Lusignano tenta di uccidere Baiano, ma non vi riesce. Catturato, sarà decapitato dallo stesso Baldovino, dallo stesso Saladino, che non gli perdonerà le offese arrecate.
il prete del villaggio, molto diciamo cinico, ruba la croce della morta moglie di Bagliano e la decapita per impedire che si possa trasformare in un revenant, in un vampiro. La moglie, diciamo, svolge un ruolo non molto attivo perché è già morta all'inizio del film, si uccide perché perde appunto il figlio. Questo è Odo, uno degli uomini al seguito di del conte, al seguito appunto di Goffredo, un uomo leale e forte che però verrà ucciso dai sicari del vescovo che vogliono catturare Bagliano, ma appunto il padre, il nostro Goffredo, lo impedisce con il sacrificio di diversi cavalieri della sua piccola armata. Questo è il Gollum, ma questa è un'altra storia. Spero di avervi interessato con le crociate e avervi stimolato a vedere il film, che è molto bello e molto interessante. A risentirci, a presto.